finisce 75-86 al Palapanzini, una gara forse dai due volti, nel senso che Chieti la impatta benissimo, 14-1 di parziale, poi c'è il ritorno dei padroni di casa, poi dal secondo quarto Chieti ha dimostrato di avere quel qualcosa in più e nel secondo tempo ha gestito questo vantaggio. Sì, nei primi due quarti abbiamo fatto l'errore di concedere loro tiri da tre punti troppo facili, cosa che invece sapevamo non dover concedere. Questo è stato un grosso errore da parte nostra, una grossa disattenzione, in più non abbiamo lavorato perfettamente sugli aiuti, sul lato debole, e questo ha comportato il rientro di Senigallia, che poi è entrata in fiducia e quindi ci ha creato non poche difficoltà. Nel terzo quarto abbiamo ripreso con la difesa che siamo abituati a vedere, per loro è stato molto più complicato, poi abbiamo preso un vantaggio che abbiamo gestito sempre molto bene fino ad arrivare a 20 punti alla fine, anche se poi dopo sono rientrati ma la partita era ormai chiusa da un pochino. Quindi sono chiaramente molto contento di questa vittoria perché è la 12ª su 13 da quando sono qua, quindi devo dire che per me è motivo di grandissima soddisfazione. Però c'è sicuramente da vedere alcune cose su cui lavorare, perché abbiamo margini di miglioramento in tutte e due le fasi del campo e ci lavoreremo sicuramente. Sicuramente l'assenza di Gurini è pesata tantissimo sull'economia del gioco di Senigallia. Un aspetto interessante è vedere l'apporto di Maggiotto tra il primo e il secondo tempo, come diceva lei appunto nel terzo quarto, siamo solamente tre punti su tiro libero. Beh, sicuramente l'assenza di Gurini è un'assenza pesantissima per Senigallia, perché Gurini è veramente un ottimo giocatore, un giocatore di grande livello, di grandissimo livello per questa categoria, e siamo stati avvantaggiati da questa assenza e siamo stati capaci di sfruttarla, direi. Chiaro che con lui sarebbe stata una partita diversa, non sappiamo che piega avrebbe potuto prendere, però noi siamo stati a prendere questo vantaggio che il caso ci ha regalato. In settimana abbiamo detto che era fondamentale vincere qui e poi proiettarci tra due settimane la sfida di Biscay. Sì, sì, adesso abbiamo questa settimana in cui potremo lavorare, come dire, con la serenità, la tranquillità giusta, perché le vittorie aiutano anche a lavorare meglio se prese nel verso giusto, per cui avremo questo vantaggio di lavorare con grande serenità, con grande piacere, e poi arrivare alla partita con Bisceglie, che sarà una partita durissima che dobbiamo arrivare ad affrontare nel migliore dei modi. Non dobbiamo farci prendere in fallo da questa sosta che spesso fa brutti scherzi.